Ma salve a tutti ragazzi, io sono sempre il vostro buon Andri Gamer. Oggi vi porto un video su una nuova serie che non so quanto durerà, però la voglio far durare. Ovviamente deve piacere pure a voi. Stiamo parlando di Animal Crossing, ma voglio iniziare questa una serie non su Animal Crossing New Leaf, ma su quello per GameCube, come vedete, 2001, 2001, 2004 intendo. Allora, iniziamo subito. Scusate, mi scuso anche se il gioco è un po' quadrato, però la risoluzione sul GameCube era questa, non ci posso fare niente io. Perché se lo mettessi rettangolare verrebbe uno schifo, quindi. Allora, e così hai deciso di partire, trovare casa e girare il mondo? Che meraviglia! A che serve qualcuno che dica sempre cosa fare? Potrai fare quello che vuoi, quando vuoi, dove vuoi. Sì, vivere per conto proprio, in libertà. Che bella sensazione. Ma vivere da soli può essere anche una noia. Però se hai degli amici che abitano nei paraggi, di certo andrà tutto alla grande. Proprio così, gli amici sono la soluzione. Oh, mi sa che sto divagando, chiedo venia. Allora, che ne dici saltare sul treno e farti un viaggetto? Partenza. Ok. Quasi dimenticavo, ti divertirai di più nel mondo di Animal Crossing se inviti anche i tuoi amici. Sì, pensa che è bello se i tuoi amici venissero a visitare il tuo villaggio un giorno. Sì, vabbè. Chi ci gioca ad Animal Crossing del GameCube adesso? Ah, comunque, non so se sta registrando anche l'audio del gioco. Comunque, è la prima registrazione che faccio, quindi nei prossimi episodi, se non funziona, cercherò di migliorare. Scusa, un secondo, mi potresti aiutare? Sono le 10:22 di martedì. Sì, praticamente mi avete sgammato lo. No, ho sbagliato. Volevo premere A. Ok. Fatto. Sì, perfetto. Ok. Sì, 10 like per continuare questa serie comunque. Dimmi un po', com'è che ti chiami? Ci chiameremo Andri. Dov'è la lettera maiuscola? Ah, quel grilletto. Perfetto. Il grilletto. Ok, start e ok. Se vedete che sto 3 ore a cercare i comandi è perché non mi trovo ancora con quelli da tastiera. Non mi ricordo la A com'è, lo start qual è. Sì, però se mettessi A uguale a L uguale a R è un casino perché stanno tutti distanti. Ok, non è forte. Sì. Ah, comunque una cosa. Se mettete non è forte, praticamente dice che siete un ragazzo. Se mettete carino, dite che siete una ragazza. Però, comunque, questa versione del gioco, come la chiamiamo la città? Io voglio restare fedele alla mia Anitown e quindi questa città anche si chiamerà Anitown. Anche se ormai è mainstream perché. Su tutte le città di Animal Crossing che ho avuto si sono sempre chiamate Anitown, sempre. Pure quelle che non avete visto su YouTube, tipo Wild World quando avevo il vecchio DS. Si sta andando ad Anitown, proprio così. Ehi, lo conosco quel posto, vi vado sempre in vacanza a Anitown, ma se l'ho creato adesso, non esiste, non esisteva prima di parlare con te. Allora, cosa ti porta Anitown? Trasloco. Ti trasferisce o ti traslochi, scatolini, scatoloni, non si finisce mai. Di un po' dove abiterai? Non lo so ancora. Beh, dobbiamo proprio trovarti una casa. Oh, aspetta, che sciocco. Ho un amico che ha un negozio nella town, mi faccio uno squillo. Ci metto 2 nanosecondi, non scappare, ok? Bip, bip, bip. Anzi, è diventato milionario, ah sì, oh ma dimmi tu, assurdo, caro mio, mondo di matti, comunque, come ti dicevo, c'è questa persona che si sta trasferendo da Nitown. Oh sì, alla grande, ma la povera stella non ha ancora trovato casa.
una situazione disperata. Come si chiama? Perché? Oh, si chiama Andri. Sì, oggi puoi dargli una mano? Oh, davvero? Ah, intesi. Ok, grande, sì, riferirò. Dai, ci sentiamo. Bene, grazie mille. Ok, amico mio, a presto. Ciao. Ok. Dura più l'introduzione che i lavori per Tornook, secondo me. Ok, eccomi, ti sono mancato? Beh, ho buone notizie, pare che questo mio amico vende delle casette nuove e per 2 stelline, mo per due. Magari per due. Sono vuote ma non è riuscito a sfruttarle. Ora vuole ribellarsene, quindi è disposto a perderci un po'. Ce li hai i soldi? No, è solo un po'. Oh, davvero, ci credo che è quella faccia lì. Ma niente panico, queste cose si aggiustano sempre. Dice che il denaro faccia girare il mondo e che non faccia la felicità. Oh, stiamo per arrivare alla stazione di Hightown. Sai che adoro questo posto. E ricorda, le cose non sono né brutte come sembrano. Buona fortuna e stammi bene. Magari prima o poi ci ribecchiamo in giro. Vabbè, ciao. Ciuf ciuf, Hightown, stazione di Hightown, benvenuto ad Hightown. Attenzione a dove metti i piedi. Ah, ecco, finalmente ci possiamo già muovere. Adesso non ci possiamo più muovere perché è arrivato un nuke. Scusa, ehi, sì, proprio tu. Sei per caso Andri? Ottimo, ho appena ricevuto una telefonata che mi avvisava del tuo arrivo. Bene, sono contento di essere arrivato in tempo. Purtroppo non sono molto in forma in questo periodo. Ma non divaghiamo, io sono Tom Nook. Gestisco il negozio del villaggio, felicissimo di conoscerti. C'è qualcosa che non mi quadra però, ragazzo. Ti trasferisci qui senza avere un posto dove vivere. Perché mai hai preso questa decisione? È un passo avventato, un gesto folle, inconsulto. Non ridere. Vabbè, come vuoi. Ricordo, i tasti, non me li ricordo. Comunque non preoccuparti, ho una casa in cui puoi trasferirti subito, magari un po' piccola, ma per te sarà più che sufficiente, no? Te la posso mostrare ora, seguimi, ti faccio strada. Comunque, dicevo, questa versione che ho io di Animal Crossing occupa solo 27 MB ed è rarissima perché adesso non si trova più su internet, non mi ricordo nemmeno dove l'avevo scaricata. Però se la volete dobbiamo arrivare per forza a 30 like, o su questo episodio o su un futuro episodio. Dobbiamo arrivare per forza a 30 like, se no non ve lo do. Cioè, no, non vi do il download di questa versione. Ah, ce l'ho tutte le versioni europee, occupano tutte e 5, tutte e 5, 27 MB, sì. Siamo arrivati, niente male, posso caldamente consigliarti una qualsiasi di queste case. Scegliene una. E ne sbirciagli all'interno, entra pure, fa come fossi a casa tua. Tanto sono chiuse a chiave. Vabbè, sì, per entrare, mettiti di fronte alla porta e premi A. A tutto il mondo. Sì, contenuta nelle dimensioni. Bruttina. Molto bruttina. Vabbè, ne vedremo le altre. Alla fine ho scelto la prima che ho visto. Pensavo le altre fossero un po' migliori, invece no. Quindi sì, mi piace. Sei sicuro che questa casa va bene? Perfetto, allora è deciso, questa casa è tua, Andri, sarai al settimo cielo, vero? Sai cosa ti dico? Ti offro anche una radio, gratis. Non riuscirei mai a vendere quel trabicco in negozio. Torniamo a noi, immagino tu voglia un resoconto sulla casa, quindi ascolta attentamente. 19.800 stelline. Come notare la casa non è immobiliata, sì, è un po' spoglia purtroppo. Se hai bisogno di qualcosa dovrai procurartelo da solo, ovviamente. Non pretenderai mica che ti arredi la casa. Puoi fare quello che vuoi con i tuoi mobili, ma non provare a sgraffignare la roba degli altri. Comunque non ci riusciresti. Certo, non se ne accorgerebbe nessuno. Perché non dai un'occhiata alle case dei tuoi vicini per farti un'idea su come arredare la tua? Io lo farei. Oh, ecco, quell'aggeggio strano vicino alla porta di casa tua. Quello è il tuo giroide personale, che al contrario di quelli su New Leaf non fa rumore. Se i tuoi amici vengono a trovarsi quando non ci sei, il giroide li saluterà e parlerà con loro. Non potrai farne a meno, puoi insegnargli persino dei messaggi, che ripeterai ai visitatori. Questo è solo uno dei suoi talenti.
Se lasci degli oggetti al tuo giroide, lui offrirà o venderà. Oh, c'è un'altra cosa, quando finisci di giocare, parla con il tuo giroide. Solo così riuscirai a salvare quello che hai fatto durante il giorno. Sì, abbiamo capito. Basta, Tom Nook. Hai capito bene? No, no, grazie, ho capito troppo. Sì, ok. Non preoccuparti, allora veniamo al sodo. Con le tasse e il saldo di chiusura, casa monda, ve l'avevo detto. Io ve l'avevo detto. Dai. Meglio che ripaghi tutto il debito, altrimenti scateno un crucifero. Ok. Sì, sono una miseria, solo 1.000 stelline, mi stai prendendo per il naso, vero? Accidenti, sei così al verde che mi fai ridere. Ma sai cosa fa la gente che non ha il becco di una stellina? Te lo dico io, non compri una casa. Ma tu hai bisogno di un posto per dormire, giusto? La situazione è complessa, sì, complessa. Ecco cosa possiamo fare, lavorerai part-time al mio negozio per restituirmi il denaro che mi devi. Che idea! Strepitosa, allora siamo d'accordo, funzionerà, meraviglia. Più tardi passi in negozio per iniziare. Il negozio si trova nella zona A5, non puoi sbagliare. Me non si sbaglia mai nessuno. Vabbè, sì, adesso sono al lavoro. Adesso io vado al lavoro. Consultiamo la mappa. A5, quindi sempre sbagliato. Quindi tutto è a sinistra. Ho premuto ESC, ricordando, non ricordandomi che devo premere B. Ah, qui c'è la discarica, ragazzi. Qua potete prendere cose gratis, oggetti gratis. La bottega di Nook. Tom Nook, bene, finalmente sei arrivato. Perché ci hai messo tanto tempo? Iniziavo a temere che te la fossi data a gambe. Scherzo. Molto bene, tanto per cominciare devi indossare questo vestito. Sì, è l'uniforme a lavoro. Puoi considerarmi la tua uniforme. Ok. Start, divisa da lavoro. Vai a prendi e metti indosso. Perfetto, ma adesso io mi sono già addobbato per il lavoro, però comunque ragazzi, il lavoro inizierà di nuovo nel prossimo episodio. Adesso sono solo cambiato e arriviamo a 10 like per pubblicarvi il prossimo episodio di Animal Crossing per GameCube. Io vi saluto. Ciao ragazzi!